del cavallo. Arrivano tre puledre di razza. La prima si chiama? Eleonora. Un po' uno degli organizzatori della festa di Chiaserna. Come sta andando? Ma sta andando tutto bene, nessun incidente. Per il momento ancora nel pomeriggio ci saranno le rassegne, diciamo le manifestazioni ippiche organizzate. Credo che siano state organizzate dal comune di Cantiano. E ci rivedremo alle 15 giù al campo fiera. Com'è? Dai passato, come i passaggi sono stati qualificanti negli ultimi anni, oppure c'è un momento di stasi? Forse occorre il tocco finale, oppure già è in atto qualche cosa di... Ma diciamo che dalle prime mostre si è notato un livello superiore di qualità. Diciamo che prima il livello accettabile era un livello di un 10%. Parlo come rassegna del cavallo del Catria. Oggi abbiamo un patrimonio accettabile che si gira intorno al 60%. Quindi tutto da viene a sperare. Sì, è tutto da sperare. Ancora. Entriamo proprio nel centro dell'organizzazione e possiamo intravedere già il svolgersi della spunzonatura e tutti i cavalli sono stati già qualificati, selezionati. Qui sotto è pronto anche lo piazzale su cui poi avverranno le gare. In fondo alcuni padiglioni in cui la gente può passare il momento del pranzo. Operai del comune, primo Peppe e l'altro Giuseppe, che sono stati un po' in questi giorni impegnati a sistemare la staccionata, che avete fatto? Sì. Peppe, come avete, a che serve questa? Questo verso le 2:30 ci sarà una prova di gincana, di salti sulle staggionate, così non so se è a tempo o come sarà. Sì. È stata... Ma è la novità di quest'anno, Peppe? Sì. Di questo, sì, gli altri anni non c'erano, non mi sembra. È quella prima volta che la fanno. Quindi vi sentite anche voi coinvolti un po' in questo impegno, in questo lavoro? Speriamo che riesca bene. Cioè, la buona volontà ce l'avete messa tutta. Ce l'avevamo messa tutta. A mo' dipende dagli altri. D'accordo. Vieni qua, voglio anche te. Oh. Ecco, la del parere su. Ecco, il parere del Busotto. Domenico. Com'è? Bussotto che... Ti ho piatto, fa 4-5 viaggi, te ti ho porto invece in guattato, ma lì sempre a beve. Sei sempre dentro il camion. Ma è sempre arrabbiato, no? Lo so. Ma la festa la fa mai lui? Sempre dentro il camion. Pancia di lavoro non ci si trova mai lui. Siamo entrati nel maneggio al coperto, ristrutturato ultimamente per la solidità e forse le precipitazioni anche nevose. Franca e Natascia. Come mai vi trovate qui, Franca? Com'è che ti trovi qui oggi? Perché? Sì. Perché ho dei cavalli, quindi. Ma che sei anche una allevatrice di cavalli? Sì. No, non che non sapevo che a Cantiano c'erano degli ammazzoni. Ma vai anche a cavallo qualche volta a fare le corse, che fai? No, le corse. Solo allevamento. Solo allevamento. Ecco, che difficoltà trovi per allevare. Quanti? Due cavalli hai? Sì, da carne sì, due cavalli, ma dopo dei cavalli da sella. Ah, due cavalli da carne e da sella quanti? Ce ne ho tre. Tre. Ma allora qualche passeggiata la fai con i cavalli? Beh, più che altro gli altri. Gli altri. Forse tuo marito, i suoi sì, amici. Esatto, sì. E dicevo, che difficoltà trovi per esempio per allevare qui i cavalli? Lo spazio ce l'hai sufficiente? Sì, lo spazio sì, perché non sono tanti, di conseguenza. Cioè per me sono sufficiente, lo spazio è sufficiente. Quello.
anche per l'alimentazione, per tutto, non c'è problema. Quindi anche possiamo dire una scorta, un guadagno familiare un po', non è... Cioè, sì, sì. Ma sei aiutata anche a tuo marito, che c'hai i fratelli, altre persone? Chi è? No, mio marito, io mio marito. E come, la mattina ancora si deve alzare presto, penso? Beh, sì, quando ci va lui, sì, perché dopo ha cioè, il suo impiego, di conseguenza alle 8 deve essere in ufficio. Però, e quando ci vado io, non esiste nessun problema, insomma. D'accordo, quindi ecco, è anche bella questa festa così in cui tutto quanto si trova intorno e si pensa che prima o poi di passare da un allevamento così di tipo familiare a quello più impegnativo come avviene nell'azienda del Catria che ha allestito già da diversi anni il suo padiglione in questa zona, cercando di portare avanti il cavallo del Catria. Qui abbiamo anche uno degli organizzatori, che cosa fai in particolare? Niente, organizziamo lotteria. Ah, tu sei per la lotteria? La lotteria, però qua c'è il cavallo. Che premio c'è, il primo premio? Il primo premio è la cavallina, se ti interessa diamo subito un biglietto volante. Sì, se quanto costa un biglietto? Facoltativo. 1000 lire, 5000 lire. 2000 lire, va benissimo, prenderemo anche 3000 lire giusto per fare lo scontro. Per sostenere la festa dei cavalli. Tutto procede bene? Tutto procede bene, questa è la festa. Soddisfatti anche? La festa è dovuta per le organizzazioni a livello paesano. Ecco, chi sono poi gli organizzatori oltre? Gruppo civilistico e associazione gioco calcio. L'organizzano? Sì, esatto. Cioè, ma la sponsorizzazione più grande evidentemente dal comune, le banche, la regione? Pubblici, tutti quanti, tranne che noi ne traiamo solo vantaggio se possibile. Ah ecco, voi cercate di dare vantaggio, esatto. Per mantenere un po', possiamo dire... A livello dell'organizzazione, perché purtroppo per fare le cose a livello nostro sono sempre i soldi è difficile. E beh, quando c'è diversa gente, c'è un momento, possiamo farlo tranquillamente. Con il lavoro di tutti, bene o male, si riesce a organizzare le cose. Buon lavoro. Grazie. Adesso... E avvicinarsi ai piccoli cavalli. Simone, mamma mia, che fate con questi cavalli? A Matteo e Don Paolo. E l'altro com'è? Stefano. E Stefano. Allora, poi un po' caro al pony. Oh, guarda, siete dai calci, danno i calci, no? Ti piace il cavallo, Simone? Simone, guarda Don Paolo. Simone, guarda Don Paolo. Tu guarda Don Paolo. Ci sei andato qualche volta a cavallo, Simone? Sì. Guarda Don Paolo, Va bene. L'ha preso? L'ha ripreso. Bravo, grazie, pace bene. Qua. Allora, che dice il gran capo per queste feste? Il campanaio. Che dice? Il campanaio di caserma. Come vanno bene. Queste feste, va bene? Va bene, sì, va bene. Soddisfatti, una bella giornata? Sì, sì. Rotti, allevatore di cavalli, sta mi sembra a... verso Cagli, Carrio, dov'è sì, che rimane? Carrio, frazione Carrio del comune di Cagli. E, ecco, che cosa, lei diversi anni che partecipa? Io sono 4-5 anni che partecipo qui. Porto sui cavalli col camion, sono invitato e vengo molto volentieri. Addirittura quest'anno i miei figli sono partiti da Carrio e Chiaserna a cavallo. Allora, avete preso un po' di domestichezza con gli animali? Come mai? Perché avete paura? Che c'è? Si muove e va. Beh, un bel cavallino mi servirebbe in casa. O no? Dopo c'è troppo da lavorare. Pure Daniele. Ecco qua il carissimo maestro che si sta lavorando alla banca. Come vanno questi incassi? Incassi mandati. Che scelta. Piacere mio. Sì. Quale questi? Io non lo so. No, sì, vabbè. Se gli serve qualcosa, lo fanno. Girano e fanno. Signore,
fatto che stai preparando, Mario? Ma qui che il fuoco non c'è sotto, come funziona? Funziona qui? A gas questo. Ah, questo è a dove? Siccome gas? Polentare sono tutti anziani qui, ah. E allora è fatica, siccome che fatica a fare il polentone, la gente si trova sempre meno. E allora abbiamo escogitato questo sistema per così sono buoni quasi tutti a fare la polenta. E quanto tempo occorre per fare questa polenta? E qui deve bollire dal momento, dal 3/4 d'ora ci vuole per fare. Ma vediamo che altra gente lascia anche il fuoco, lì forse è più faticoso. Sistema, è il sistema tradizionale. Qui infatti vedo che si sta pulendo il caldaio. Don Paolo. È pronta allora questa nuova infornata? Stavo preparando il caldaio qui in cima, è quasi pronto. Ho visto che gli acquirenti sono molti, insomma. Sì. Deve bollire prima oppure? Sì, deve cominciare. Se non bolle non si può cominciare. Poi è un po' faticoso col caldo che adesso. Questa è una giornata di quelle nere. Sì, per il lavoro? Sì, perché dalla mattina alla sera col caldo sempre. Oh, da questa mattina quanto abbiamo cominciato? Tra le 9 e 9:30. Ecco, ancora non abbiamo sospeso, sempre mangiando un boccone. Ma comunque è bello vedervi impegnati, no? Tutti quanti, sì. Che si possa sì. Rendere la festa ancora più bella. La festa è bella perché è anche la giornata. Quello è tutto. Sì, è tutto. Benissimo. Risparmiamo! Ma chi è il tecnico dello spezzatino? Non fate affateci, va bene, va bene. Allora, va bene, sì, questa vendita. Benissimo, molto molto bene. Allora, i casi sono notevoli, la giornata è stupenda. E il pubblico che dice? Già la colina è pronta oppure come va? Sì, si digerisce bene, sì. Sì, tutto bene. Quindi è che serve, non c'è solo il cavallo, ma è un'ottima polenta. Buon appetito. È lunga l'attesa? Troppo lunga l'attesa. Troppo lunga. Non mi fate confondere da quello là, che è un tipo pericoloso, eh. No, è bravo. Sera speciale, la vazza nera. La vazza nera. Ma che si mette? Che si mette? L'abito da sera. Un piccolo caffè anche, ma per voi oppure per... Questo me lo prendo. Per sostenerti. Piero, un po', fa il punto della situazione. Piero, un po', fa il punto della situazione. Come allora, il punto della situazione. Abbiamo venduto tutto e siamo in attesa di riposo. Ben meritato. Passiamo adesso invece alla cantina sociale. L'esperto di vino. L'esperto di vino, chi è qua l'esperto di vino? Non è che i fumi di vino sono arrivati al cervello, no? No, vi vedo che ancora siete abbastanza sani, quindi c'è da essere sicuri. Ma com'è, acqua oppure vino? Che? Qui trasformano l'acqua in vino o il vino in acqua, non so. L'acqua in vino. L'acqua in vino. Al polentone vedo che c'è anche qualcos'altro. Qui ci abbiamo le pelle, abbiamo fatto 70-80 kg di pomodoro, che giù abbiamo fatto. La sudata è proprio integrale quest'oggi, stamattina, a che ora siete arrivati? Siamo arrivati dalle 7, no? stiamo qua, no? Ma qui c'è la responsabile, la cuoca, la super cuoca? È quella che controlla? Sì, è tutto lei, controlla. Che prepara? Prepara i sughi? Ho fatto dell'ottima fagioli con le cotiche, e ho fatto molto del cuscino per fare la polenta. Ne ho fatto quasi 60 anni, tanto sono passeggiati. Bene. Da quanto, Chiudi, Fine anche chiudi. Voi? Stanche? Abbastanza. Sì. Sì, abbastanza, adesso riposiamo, la pausa. C'è qualcuno che là invece rimane in silenzio, com'è?
No, io vado a... Non so, vuole il caffè? Genio, che ci fa il punto un po' della situazione di questi anni. Cioè, mi sembra che da diversi anni è stato uno dei primi promotori, lei, mi sembra, quando con l'azienda del Catri ha cercato... È stato tra i fondatori dell'azienda del Catri. A quanto risale la fondazione? L'azienda del 68. Di questa manifestazione? Questo è il 74. Qui abbiamo anche... Chiama parecchia gente, è una cosa buona per Cantiano. Abbiamo qui anche il dottore che come veterinario non so che cosa sta a fare qui, non so, è più un paziente oppure un amatore di cavalli, che è un cultore? Il veterinario viene a visitare le persone. Ah sì? I cavalli stanno bene, l'autumbulanza è pronta per i cavalli. Allora, come trova la nostra festa? Io sono convinto che qualsiasi iniziativa che tende a valorizzare l'entroterra meriti di essere portata avanti e di essere migliorata. Sicuramente questa è un'ottima iniziativa, proprio a livello... È sicuramente un'ottima iniziativa, ma bisognerebbe aggiungerne anche qualcun'altra, perché credo che il territorio non possa essere migliorato solo ed esclusivamente con una manifestazione, anche se sia particolarmente valida, ma deve trovare anche altri supporti che possono essere quelli che richiamano l'economia dell'ambiente. In poche parole, anche valorizzare il territorio per un reddito venatorio potrebbe essere una ricerca sicuramente non trascurabile per tutta quanta l'attività economica. Questa giornata per... Bellissima. Tutti gli anni vieni giù su, sì, anche sì, con la bambina? Primo anno per lei. È la bambina, primo anno, si vede che... È bellissimo, oggi il tempo molto favorevole, c'è un buon afflusso di gente. Sono cose che servono anche per... Ma forse ecco, l'uomo sta ritornando un po' alla dimensione naturale, il cavallo... Speriamo che sia così, perché purtroppo è una società un po'... troppo stressato dall'attività quotidiana, è un momento di relax, tutti quanti insieme. Ma Doriano, non è la porta a cavallo? No, mai. Mai, anche io. Cioè, pensiero, non trovo un cavallo per me ancora, è troppo pesante. Con la dieta, non niente. Va bene, okay. va bene, tanto grazie. Questa sportiva c'ha speranza buona, sì, con questa bella giornata. Almeno speriamo. Il presidente che dice? Adesso poco. Una giornata piena di lavoro. Sì, questo sì. Ma anche di soddisfazioni, penso. Che abbiamo un residuo dell'età neolitica che sta portando a vedere se i cavalli possono adombrare. Allora, com'è questa presenza? Rai, radio, televisione, che cos'è? Passo la palla al mio collega. E io la giro subito, faccio un lungo cross per Durazzi che colpisce di testa e mette la palla in rete. Sentiamo Durazzi, allora che cosa dice? Chi sono questi due malcapitati? Dai, mi trovo un po'... Don Balto, taglia. Questi sono i più due sciagurati che si trovano nella zona di Cantiano. Che bisogna vengono che po'... ci assentiamo un attimo, dobbiamo lavorare. Dovete lavorare? Sì. Perché oggi come è festa? Dice... No, certo. Ragazzo, la... Secondo me, puoi disparare. Ecco che è. Tutti, due a palla.
Vediamo Santino che è un po' pensieroso, che c'è il cavallo Santino che non cammina com'è. Ma non si pronuncia Santino perché ha detto che col baffo spinto non può vedere troppo bene il cavallo. C'è anche Mario che è arrivato e sta riposandosi dopo la fatica della cavalcata che ha fatto insieme con Gigi, ma è riuscita questa cavalcata. Qua c'è un cavallino più piccolo invece, e c'è un pony, un ponetto che c'è. La signora invece che cosa ha da dire della festa di Caserma? Sta osservando, attende la cavalcata, che cosa attende? C'è l'intenzione di fare un acquisto di un piccolo cavallino, un puledrino? Sa, verso la Ravecchia ci potrebbe stare anche bene. Invece, penserò. Allora, l'acquistiamo questo cavallino o no? Sì o no? Sì. Perché no? Già. No. Oh, dopo mi devo far vedere, salvo. Pronti, via! Che ma dove vanno con la vita? Non possono curvare con la vita. È pronta la polenta! Magnala! Polenta! Magnala! Vai, Tom, vai! Lasciala, lasciala! Lasciala, dai! Ma vanno al bacco, eh! Ma vanno al bacco! Ma vanno al bacco! Non cado niente! Entrano in campo Teo Baldelli Paolo al lato A e Catena Donata. Teo Baldelli Paolo e Catena Donata. Ci voleva un momento di sole, va bene anche per voi. Come vanno le gare? Ce l'hanno da fare, ma si conclude un po' poco, però mi sa. Sì. Sta riferendo a me, no, a Lucarini. Al barbone. Che fa? Scaldi i cavalli oppure è in gara? Ecco qua. Allora come va questa festa chiasernese? Benissimo. Eh? Benissimo. Allora la tua cavalla l'hai comprata? No. No, ma la cavalla, quella con quattro gambe, intendevo. Paola, come ti piace tipo troppo? No, spero di vincere. So. Sì? Speri di vincere questo torneo. No, sì. La cavallina sulla lotteria. Sulla lotteria. Bene. Niente, sei scapola oggi, come mai? Se la conquisti. No! Proprio niente, non riesce a fermarsi. Vediamo questa cavalla se riesce. Oh, ha trovato uno scudiero buono, quindi si riesce ad ammanzire. Sì, buona, che dopo la trasmettiamo in diretta questa e dice che se tu stasera chiudi e dopo lui che potrebbe dire? Ebbene. Mario, vai e finisci sto coso. Ma già ripreso. No, io basta. Bene, finiamo proprio, ecco qua, con gli accessori intorno alla... Sì, gli accessori intorno alla festa, con tutte le cose che girano e che rendono più bella ancora la festa dei cavalli.